Questa sera con la conferenza di Electronic Arts inizierà in maniera ufficiale l'E3 2019 e attendetevi nei prossimi giorni una copertura il più completa possibile su questo canale. Dopo ogni conferenza, o più che altro diciamo dopo ogni conferenza importante, cercherò di fare un video insomma che possa essere il più possibile riassuntivo e che possa andare a vertere sui punti che reputo principali. Come l'anno scorso, la cosa che vi consiglio è di attivare la campanellina, attivare le notifiche, perché potrebbero uscire video in qualunque momento fondamentalmente in questo periodo, e poi finita l'E3 la potete disattivare tranquillamente. Nonostante appunto questa sera in realtà ci sarà la prima conferenza, avrete notato senz'altro che questa sorta di maratona E3, questa dadotona E3, è già iniziata. E non mi sto rivolgendo solamente all'annuncio del Google Connect, ma per certi versi potremmo dire che il clima E3 è già iniziato con Death Stranding. Ma qualora gli annunci di Sony si fossero limitati solamente a Death Stranding, che nel video in cui ne parlai definì una mossa molto furba in prossimità dell'E3, devo dire che con le azioni che sta facendo Sony PlayStation in questi ultimi giorni sta cambiando un po' l'ottica della situazione, ed in questo video, tra virgolette pre-E3, volevo insomma andarvi a spiegare che cosa voglio dire. È da un po' di giorni che Sony PlayStation sul suo canale YouTube sta caricando dei trailer di videogiochi, sia indipendenti sia non indipendenti, e nella maggior parte di questi videogiochi c'è scritto chiaramente nel titolo E3 2019. A questo punto ci sono due chance, ragazzi. Ora io ne vedo due, ditemi voi nei commenti se ne vedete altre di chance, però le due chance sono: o chi gestisce il canale YouTube di PlayStation usa dei clickbait, oppure Sony sostiene di non voler essere alle 3, però in realtà non c'è la conferenza Sony, ma di fatto Sony partecipa. Ancora più perplesso pensando che sono uscite delle voci nell'ultimo periodo che Sony dopo le 3, appena dopo le 3, potrebbe fare un altro State of Play, nel quale potrebbe dare nuove informazioni su The Last of Us. Ma allora, scusate, è stata molto criticata Nintendo perché alle 3 mostra il Direct, però onestamente Nintendo si sta dimostrando molto sportiva, fatemi passare il termine, cioè non vuole fare la conferenza, vuole fare il Nintendo Direct, fa il Nintendo Direct durante le 3. Ok, Death Stranding passi, perché dico, ok, vabbè, devo annunciare solamente questo gioco, ok. E ora? Vuoi fare un altro State of Play? Anche un altro? Ma allora scusa, facevi lo State of Play durante le 3 e annunciavi durante questo State of Play Death Stranding, le nuove informazioni su The Last of Us, questi giochi che stai caricando il trailer, perché non farlo? Perché farlo separato? Io veramente non riesco a comprendere questo. È una mossa che non mi è piaciuta molto, ho reputato un po' antipatico, un fare da prima donna di PlayStation che non era necessaria, perché ha un vantaggio così netto che non ne aveva necessità, veramente non aveva necessità. Si sarebbe potuta limitare a presentare Death Stranding a 2 settimane dalle 3, ribadisco, mossa molto intelligente per provare un po' a rubare la scena, però ecco, avrebbe avuto solamente quella sensazione di ok, la provo a rubare, però poi vi lascio il terreno. Vedete voi quello che riuscite a fare. Ah, io ho presentato Death Stranding. E invece, ora Death Stranding. Aspettate, ora vi faccio vedere The Last of Us. E aspettate, ora questo gioco indie. Oh, ci sei o non ci sei a queste tre? Questo è il mio punto di vista. Ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Questa sera inizierà alle 3, domani quindi comincerà la copertura vera e propria di chi alle 3 ci sarà e per davvero. E detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Alla prossima, ragazzi, ciao!